Bentornati, oggi sono tornata e torno con un video nuovo spacchettamento di Beauty Box, ovviamente di Look Fantastic. Vi spiego com'è andata il mio abbonamento, la mia iscrizione all'abbonamento. Io mi sono iscritta all'abbonamento per 6 mesi a partire da febbraio. Però è successo che, essendo a cavallo, tipo il 28 o il 27 febbraio, a cavallo tra febbraio e marzo, ho ricevuto prima la box di marzo qualche giorno fa, e oggi invece, che mi sarebbe già dovuta arrivare quella di febbraio, perché avendo fatto l'abbonamento a febbraio, io avevo diritto comunque alla box di febbraio. Loro mi avevano scritto dicendomi che, essendo quasi tutti esauriti i prodotti della box di febbraio, ci avrebbero messo qualche tempo in più rispetto al solito, e mi hanno spedito la box di febbraio. Però in più, con il mio abbonamento, quindi per 6 mesi, avevo diritto a una box gratis, e mi è arrivata anche la box di gennaio. Allora, andiamo per ordine e vi faccio vedere innanzitutto quella di gennaio. Allora, così andiamo per ordine, quindi queste sono box che adesso non trovate più, chiaramente. Io però ve le mostro perché era giusto che ve le mostrassi, anche perché per farvi vedere un po' di prodotti che potete comunque trovare sul sito di Look Fantastic. Il colore della box di gennaio è questo meraviglioso Tiffany. Io adoro tra l'altro questo colore, quindi le mie scatole si aumentano a vista d'occhio. Mia madre sarà felicissima. Allora, abbiamo detto che la scatola è questa qui. All'interno ci sono anche queste frasi molto molto carine. Il contrasto è giallo, infatti l'interno della box è fatto così, perché poi andandola a chiudere avete questo dettaglio. All'interno, una cosa che mi è piaciuta tanto è anche la rivista di Elle. Trovate questa rivista qui del mese di gennaio, quindi suppongo. Un po' vecchiotta, ma comunque in questo periodo di quarantena sfogliare un giornale non è per niente male. Allora, all'interno della box di gennaio, come anche nella box di marzo che vi ho mostrato, sempre nel Deplian ci sono tutti i prodotti elencati, dove appunto vi spiegano quello che c'è all'interno. Ma andiamola direttamente ad aprire, così è in cellofanata, molto molto belli i dettagli di queste box. Mi dispiace anche svuotarle, buttare la carta, quello che c'è, a parte i prodotti no ovviamente. All'interno si presenta così, ci sono i classici 6 prodotti. Tra l'altro, in realtà in questa box c'è un prodotto in più, perché un prodotto è accorpato ad un altro, va bene, comunque poco male. Allora, ho trovato all'interno questo prodotto qui non è altro che una sorta di spugnetta per rimuovere il trucco, quindi andiamola ad aprire, perché io insomma non l'ho aperta, ma ho visto che cosa fosse ed era appunto questo il prodotto. Ah, ok, sono dei dischetti, ma in cotone vero, in realtà si lavano, che carini che sono. Sono dischetti in cotone per struccarvi. Oltre il colore meraviglioso, sono 3 dischetti. Questi è possibile tra l'altro lavarli anche in lavatrice, o comunque farne diversi usi, chiaramente fino a quando non si usurano molto e insomma non si possono più utilizzare. Molto molto belli questi, e sono della Glow. Questo qui è l'azienda. Tipo, questa è una cosa che io volevo provare, dischetti in cotone vero, non in ovatta, insomma, in cotone usa e getta. Poi ho trovato questo prodotto qui, che è un siero, andiamolo a vedere un attimino che c'è scritto. È vegano, non ci sono parabeni, nulla di non naturale. Vediamo. La profumazione, che è la cosa che mi interessa più di tutti. Vabbè, io sono un po' fissata con le profumazioni. Non sa di nulla. Quindi ha l'erogatore a pompetta, quindi andando a pushare l'erogatore viene fuori il prodotto. Ho letto anche sul Deplian, è un siero anti-rughe che va ad attenuare chiaramente le rughe d'espressione. Andiamo a vedere anche poi, insomma, sono curiosa anche di questo siero, quindi collezioniamo altri sieri. Io ho visto che per me non è mai abbastanza. Poi ho trovato questa crema corpo di questa... Ah, non vi ho detto l'azienda di questo siero, l'azienda è la E-Cooking. Poi ho trovato questo prodotto per il corpo, che è una crema corpo, l'azienda è la Mio, è il Boob Tube Più Plus Multi Action Bust Cream, quindi una crema corpo, quindi una crema idratante. Anche qui l'erogatore è a pompetta.
Quanti ml ci sono qui? Ah, 30 ml, quindi questo qui è tra l'altro comodissimo anche per viaggiare, visto che ogni volta che devo viaggiare io ho i boccettoni di crema corpo e tutte le volte devo trasferire, diventa un casino. Invece così è comodissimo, è piccolo, è giusto, quindi va bene. Poi ho trovato una matita labbra, e questa qui è di Lord Berry. L'azienda, non conosco molto bene questa azienda qui, ed è una colorazione, un marroncino mi sembra. Sì, un marroncino. È un colore che io non utilizzo molto, devo dire la verità, sembra più un arancio, non mi fa impazzire, però insomma vedremo, magari anche come base prima di applicare il rossetto. La mia è la numero 3102, Just Naked, quindi proprio nudo, infatti come vedete è super nudo il colore. Poi un altro prodotto che in realtà sono due prodotti ma vanno accoppiati ed è dell'azienda Sebastian Dark Oil, ed è uno shampoo, vediamo se forse mi sbaglio, no, questo qui è lo shampoo, invece questa qui è la maschera. All'interno ci sono, se non ho capito male, c'è l'argan, se non sbaglio, olio d'argan, è una maschera, soprattutto la maschera, ho letto essere una maschera fortificante per capelli che aiuta anche a farli crescere in maniera forte, più veloce e sana. Vediamo se riesco a capire anche altri ingredienti che ci sono all'interno. No, no, ragazze. No, però insomma, anche perché ci sono le scritte tipo in russo, non so se si riesce a vedere, non so quale lingua sia, se riuscite a vedere qui sotto, oppure forse non metti a fuoco, comunque è un attimino, incomprensibile, o arabo, ma che lingua è, non lo so. Comunque è uno shampoo, c'è anche la scadenza sotto. C'è uno shampoo e una maschera che appunto dovrebbe aiutare appunto a crescere il capello in maniera un po' più forte e dice anche di essere valido anche per aumentare la crescita del capello. Visto che io sto collezionando prodotti per capelli, un altro prodotto per capelli, male non mi fa. Per finire invece ho trovato anche un olio, che è un olio naturale, quindi un... Eccolo qui da boccettina, è l'olio al tea tree oil. In realtà il tea tree oil, cioè l'olio puro in realtà è questo qui. L'olio, il tea tree oil va bene anche per le scottature, va bene se avete una ferita. Io non uso molto gli oli essenziali, però questo qui è in realtà un olio essenziale. Devo vedere anche se è adatto. Ah, in realtà vedete com'è il dosatore? Questa qui è la confezione, il dosatore è tipo quei vecchi balsami lucida labbra che si usavano diversi anni fa quando ero piccolina. Vediamo, è molto molto forte infatti la profumazione. Devo vedere anche quali altri benefici dà il tea tree oil. Che io sappia è molto buono per le scottature, per le infiammazioni, perché placa molto le infiammazioni. Questo è il beneficio che il tea tree oil dà. E da 9 ml, poco male, va bene, va bene. Allora, questa qui era quindi tutta la box, tutto quello che ho trovato all'interno della box di gennaio. Andiamo invece adesso a scoprire quello che c'è all'interno della box di febbraio. Box di febbraio, febbraio, quindi mese scorso, quindi siamo un po' in ritardo anche qui. Sempre la solita, il solito Debian, il colore un bel fucsia, un bel fucsia che a me piace tantissimo. Tutti i colori che piacciono a me. All'interno abbiamo invece questi prodotti qui, i soliti sei prodotti, si intravedono, sì, andiamo per ordine. Allora, come primo prodotto che mi salta all'occhio c'è questa spugnetta, questa Simil Beauty Blender della Brushworks, buono perché avevo le mie vecchie spugnette, uno di Diego della Palma, una di Diego della Palma e un'altra che non ricordo di che brand fosse, forse di nessun brand, che si sono un po' rovinate, infatti ero alla ricerca di altre spugnette. Ho comprato anche quella di Real Techniques che ho preso con il cofanetto dei pennelli, un'altra male non fa perché a me l'applicazione anche con le spugnette piace molto, quindi sono molto contenta. Poi ho trovato all'interno questa maschera viso della Filorga ed è una maschera illuminante e Radiance Mask, quindi dovrebbe essere illuminante e antirughe anche, rassodante e illuminante della Filorga, quindi la classica maschera che si applica sul viso.
da tenere in posa poi 10-15 minuti, insomma, quanto vi pare. E il beneficio appunto dovrebbe essere questo qui, illuminante e rimpolpante. Poi ho trovato un rossettino, il rossettino è in mini size ed è di La Masca, il colore è un color nudo, che è molto bello, io ce l'ho tutti uguali i rossetti, maledetta me, allora, un po' meno, questo è un po' più pescato, è un po' più marroncino rispetto ai miei classici nude, che io vado sempre un po' più sul rosato in genere, molto bello, non mi sembra un matte, ma neanche molto molto cremoso, come vedete, tipo un... La versione di MAC, i satin dovrebbero essere una via di mezzo tra il matte e il cremoso, perché non è né tanto matte né tanto cremoso. Anche qui andiamo a vedere la profumazione, non sa di nulla. Questo qui chiaramente è la mini size ed è da non so quanto. Comunque, il La Masca rossettino, molto molto carino. Bello anche il colore, mi piace. Poi, altro prodotto è un olio corpo, è della Espa, ed è questo. Della Espa è un detoxifying body oil, quindi wow, molto molto intenso la profumazione, bello anche il tappino quasi in ceramica, simil ceramica. Chiaramente anche questo qui è in mini size, è da 15 ml. Ad esempio io gli oli li preferisco alle creme, perché gli oli sono più facili, secondo me, anche se potrebbe sembrare il contrario, da applicare, perché comunque se sono buoni oli si asciugano subito, e ma è facile applicarli, non dovete stare lì 3 ore ad eliminare tutte le striature della crema, perché se la crema non si assorbe dovete stare lì a provare a cercare di farla assorbire. L'olio invece secondo me è molto più semplice da applicare ed è molto più idratante secondo me, quindi strafelice di quest'olio. Altro prodotto è un tonico, il tonico mi serviva perché è un prodotto che io non acquisto molto, il tonico tendo sempre a snobbarlo, quindi se me lo regala qualcuno a me fa piacere. Il tonico è questo qui, il Noah Bay Natural Organic Origin. Quindi un toner chiaramente viso, anti-aging, raspberry, quindi dovrebbe essere i frutti rossi, marshmallow. Vediamo anche la profumazione, sa di fresco e fruttato, bello anche il tappino in legno, ve lo faccio vedere un po' meglio anche qui in telecamera. E sono molto contenta perché io il tonico, ripeto, non lo uso, ma dovrei prendere l'abitudine di utilizzarlo sempre dopo essermi lavata il viso con il detergente, quindi sono strafelice di questo prodotto. Ultimo prodotto invece è un prodotto labbra ed è una bella maschera, una maschera per labbra, una maschera idratante, rimpolpante al collagene. Fantastico, quindi bene mi fa perché ultimamente ho le labbra molto 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 idratate, quindi ultimamente vado giù di scrub, ma non mi fanno niente. Utilizzo da notte e giorno, comunque tutte le notti metto 3-4 strati di balsamo di Nuxe, ma comunque ce l'ho sempre molto molto disidratate. Quindi una bella maschera ricca, idratante e rimpolpante, perché no? Perché ci piacciono le labbra un po' rimpolpate. Mi fa bene, è comodo. Non c'è altro, non c'è altro. Questo è quanto. Ho voluto farvele vedere queste scatole perché mi sono arrivate oggi, quindi mi dispiaceva, era un po' sprecato anche non farvi vedere quello che c'era all'interno di queste scatole, anche se chiaramente non le trovate più. Però magari se io dovessi trovarmi bene con uno di questi prodotti ve li posso consigliare, e sapete che sul sito di Lookfantastic le potete trovare. Nulla, questo è quanto, io vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video. Restate a casa, eh. Ciao!